Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di energia sia per alimentare che per ricaricare, ma soprattutto energia da portarci in giro dove vogliamo. E tutto questo lo facciamo con lui, il FlashFish E200, un dispositivo che ci dà la possibilità di avere energia veramente ovunque noi vogliamo e soprattutto è dotato anche di presa 220 volt. Quindi avete capito che le caratteristiche sono davvero interessanti e anche il prezzo è molto molto interessante, ma prima di vedere tutto questo guardiamo cosa troviamo all'interno della confezione una volta che andiamo ad acquistarlo. Troviamo un manuale di istruzioni, dopodiché troviamo un cavo per ricaricare il nostro accumulatore con la presa che abbiamo dell'accendisigla della nostra auto, troviamo una piccola lampada a LED con presa USB, poi troviamo l'alimentatore che ci permetterà di ricaricare il nostro accumulatore con la presa di corrente di casa. Poi troviamo un cavo adattatore dove potremo andare ad inserire l'accendisigari per utilizzarlo quando siamo in giro. Ed infine troviamo lui, il piccolo FlashFish E200. I materiali sono sicuramente ottimi per un prodotto che costa veramente poco per le caratteristiche che ci vengono date. Il design è molto molto accattivante. E soprattutto abbiamo le ventole di raffreddamento, oltre a un sacco di prese per la ricarica o per alimentare un sacco di dispositivi con la nostra presa 220 volt. Ed ecco qua il nostro piccolo FlashFish E200. Come vedete le dimensioni sono molto ridotte, lui è lungo 20 cm, largo 10, alto 15 e il suo peso è solo di 2,5 kg. Quindi questo accumulatore di energia è veramente compatto, trasportabile, possiamo portarlo praticamente ovunque quando andiamo magari in campeggio o magari andiamo a fare un picnic o qualsiasi altra situazione in cui ci serve avere dell'energia perché non abbiamo delle prese di alimentazione disponibili. Il suo punto forte ovviamente oltre le dimensioni, il peso e il prezzo che come vi dirò tra poco è davvero sorprendente, abbiamo anche una presa con 220 volt di corrente alternata, quindi possiamo alimentare anche dei piccoli elettrodomestici, un'illuminazione, perché lui comunque è fornito di questa presa. Ovviamente lui ha dei limiti per quanto riguarda questa presa che è l'assorbimento di corrente, lui può avere attaccato dei dispositivi che assorbono fino a 200 watt di corrente con dei picchi che possono arrivare anche fino a 250, però non può superare diciamo a livello continuo i 200 watt, anche perché ci sono tanti dispositivi che stanno sotto i 200 watt di fabbisogno per quanto riguarda la corrente ricevuta. Allora lui è fornito di tante prese di connessione, due prese da 12 volt per questa tipologia di spinotto, in dotazione come avete visto abbiamo anche questo adattatore per l'accendisigari che possiamo andare a inserire qua e poi mettere l'accendisigari da questa parte per andare appunto ad accendere le sigarette o utilizzare queste prese per alimentare qualsiasi dispositivo che utilizzi una presa come questa. Dopodiché abbiamo tre prese USB, una USB da 5 volte 12 ampere 2.0 e poi abbiamo due prese USB Quick Charge 3.0. Dopodiché, come abbiamo visto, abbiamo la nostra presa 220 volt, mentre da questa parte abbiamo un ingresso per ricaricare l'accumulatore utilizzando il suo alimentatore in dotazione, quindi alimentazione corrente da questa parte e da questa parte lo spinotto che va a ricaricarlo. Altrimenti possiamo utilizzare il cavo in dotazione che ci dà la possibilità sempre da questa parte spinotto che va collegato all'accumulatore, mentre da questa parte abbiamo l'adattatore per collegarlo all'accendisigari dell'auto che lo andrà a ricaricare. E come ultima possibilità di ricarica è possibile utilizzare dei pannelli solari che vengono venduti separatamente sempre della FlashFish, quindi andrà collegato sempre a questo spinotto il pannello solare portatile, andrà a ricaricare il nostro piccolo FlashFish E200. Per quanto riguarda la batteria che c'è al suo interno, che poi andrà ad accumulare l'energia che distribuirà ai nostri dispositivi, è una batteria da 40
3800 mAh da 151 watt-ora. Allora lui, come abbiamo detto, ci dà tante possibilità di utilizzo, perché tramite tutte queste porte abbiamo la possibilità, come vi ho detto all'inizio, di caricare veramente tanti dispositivi, di alimentare tanti dispositivi. Adesso vi faccio qualche esempio delle sue potenzialità. È in grado di ricaricare 11 volte e mezzo un iPhone, è in grado di far funzionare per circa 2 ore e mezzo un frigorifero da 60 watt, quelli portatili da campeggio, è in grado di ricaricare un portatile 2 volte e mezzo, è in grado di far funzionare una televisione o un monitor da 80 watt per quasi 2 ore e può far funzionare un proiettore per circa 1 ora e mezza. Quindi capite perché, per quanto riguarda le potenzialità, sono davvero infinite per un dispositivo così piccolo e compatto. Adesso parliamo del prezzo prima di vederlo in azione. Lui è un dispositivo che attualmente oggi è in super offerta sul sito Flashfish, cioè venduto direttamente dal produttore, vi lascio qua sotto il link in descrizione, a 79 euro. In più, con il coupon sconto che vi lascerò qua sotto in descrizione, abbasserete ulteriormente il prezzo. Quindi se siete interessati a un dispositivo compatto che vi dà la possibilità di avere energia ovunque voi andiate, questo sicuramente fa il caso vostro, perché a 80 euro, ragazzi, è un prezzo pazzesco per le caratteristiche che ha, e sicuramente a questo prezzo è qualcosa di eccezionale. Ma a questo punto direi di provarlo a vederlo in azione. Allora, qua davanti vedete abbiamo 2 interruttori. Con questo interruttore andiamo ad alimentare la presa da 220 volt a corrente alternata, mentre da questa parte abbiamo questo pulsante che andrà ad alimentare queste prese che abbiamo qua, quindi le prese USB e queste prese di alimentazione. Allora, cliccando l'interruttore vedete che ci uscirà la scritta AC output, la corrente alternata, ed è pronto ad alimentare. Qua abbiamo lo stato di ricarica del nostro accumulatore, che adesso è un poco più della metà, mentre andando a spegnere da questa parte andiamo ad accendere con il pulsante la corrente continua. Ovviamente lo stato di carica dell'accumulatore è lo stesso, però cambia la scritta, adesso abbiamo DC, cioè abbiamo la corrente continua. Possiamo andare anche ad alimentarli contemporaneamente, infatti adesso vedete che abbiamo la doppia scritta, quindi funzionerà sia questo che queste prese, quindi tutta l'energia di questo piccolino uscirà da tutte le prese contemporaneamente. Allora, io direi adesso di andare a provare la presa 220 volt, che è sicuramente un lato super interessante per farvi capire appunto cosa è in grado di fare. Proverei con un proiettore, perché è una delle sue caratteristiche, che è in grado di far funzionare un proiettore, quindi se volessimo proiettare qualcosa in un posto in cui non abbiamo un'alimentazione, quindi magari in zone molto particolari, in un campeggio, in un picnic, in una festa, da qualche parte dove non abbiamo l'alimentazione, lui ci darà appunto la possibilità di farlo. Ecco qua il mio proiettore portatile, vado a collegare l'alimentazione, ho già attivato l'interruttore a corrente alternata, adesso vado ad accenderlo ed ecco che è partito. Infatti dovreste vedere all'interno della telecamera la luce che esce dal proiettore. Quindi lui è in grado di fare e mantenere questo proiettore acceso per circa 1 ora e mezza. Quindi capite che è sicuramente qualcosa di fantastico avere un dispositivo come un proiettore alimentato da qualcosa che non sia la nostra presa di alimentazione domestica. Un'altra possibilità che abbiamo, adesso vado a spegnere il proiettore, è andare a alimentare le classiche lampadine che possiamo avere a casa, quindi lampadine a LED ma alimentate a 220 volt. Ed ecco qua la nostra lampadina pronta, abbiamo, vedete, la classica lampadina attaccata con il cavo direttamente a quello che è il supporto della lampadina, quindi non ci sono alimentatori, non c'è niente in mezzo, quindi lui per funzionare ha bisogno di 220 volt, e vado ad attaccare la presa di alimentazione ed ecco che la lampadina funziona. Anche questa è qualcosa di interessante e utile, perché magari, come vi ho detto, una festa, in un picnic, in un campeggio, in qualcosa dove non abbiamo la corrente disponibile, abbiamo la possibilità di andare ad alimentare magari un'illuminazione dove magari dobbiamo fare una festicciola o qualcosa del genere. Quindi veramente interessante anche questo aspetto. E poi ovviamente possiamo andare ad attaccarci, come vi ho detto, un frigo portatile o qualsiasi altro dispositivo domestico che non superi però i 200 watt di assorbimento. Andando ad attivare
attivare quello che è l'alimentazione a corrente continua, possiamo andare a ricaricare più dispositivi, quindi tablet, telefoni, quindi non vi sto neanche a far vedere ovviamente, perché qua la ricarica, attacchiamo la presa USB e ricarichiamo. L'ultima cosa interessante che volevo farvi vedere è la possibilità di ricaricare un MacBook come questo, per esempio, fino a 2,5 volte. Quindi se io vado a collegare l'alimentatore e vado a collegare la presa Type-C al mio MacBook, ecco, lui è andato in ricarica e adesso il mio accumulatore di energia sta andando a ricaricare la batteria del mio MacBook, e può farlo fino a 2,5 volte. Quindi veramente utile anche questa possibilità, perché abbiamo veramente un prodotto talmente compatto che ci può venire utile avere della ricarica da dare al nostro portatile, in questo caso un MacBook, ma qualsiasi portatile di qualsiasi marca o modello, lui è in grado di andare ad alimentarlo, anzi di andare a ricaricarlo. Quindi ragazzi, questo è lui, Flashfish E200, un piccolo accumulatore di energia dalle grandi potenzialità, perché ci fa veramente fare di tutto, ci permette di alimentare veramente di tutto per quanto riguarda la possibilità di utilizzo, ma in un formato veramente molto molto compatto. Quindi se questo mio video in cui vi ho portato la mia recensione e la mia prova riguardante il Flashfish E200, di cui vi lascio qua sotto il link in descrizione, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale. Anche di lui ovviamente troverete i coupon sconto dedicati, oltre che qua sotto in descrizione, anche nel mio canale Telegram Offerte. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video!